dopo 20 anni mi vengono a chiedere se io sia soddisfatto di questa cosa, ma non lo sono, perché sono profondamente ferito. Mia sorella dopo 20 anni non è stata ancora riconosciuta vittima innocente di camorra. Cioè lo Stato, che dovrebbe tutelarci e difenderci, ci punta il dito contro dicendoci che noi non siamo totalmente estranei alla criminalità organizzata. Mia sorella è una vittima innocente di camorra perché si è opposta alla camorra, e non una vittima innocente perché è morta per caso. Cioè noi ci troviamo a vivere una condizione dove mia sorella viene utilizzata come stendardo nelle manifestazioni, come Giancarlo Siani ed altri pochi, ma non riconosciuta. Venire a conoscenza che questi arresti sono avvenuti grazie alle dichiarazioni di Salvatore Tamburrino, pentito di camorra del clan di Lauro, è deludente. Queste dichiarazioni sono state già fatte 20 anni fa da Pietro Esposito, e Pietro Esposito è la persona che ha intrattenuto mia sorella e l'ha consegnata ai suoi cuzzini. Quindi chi più di lui poteva essere attendibile per mettere questi arresti? Però lascio il beneficio del dubbio, perché non sono un magistrato, non mi occupo delle indagini, e quindi non mi posso sbilanciare su questo. Ma sul lato umano dico che sono profondamente deluso. Mia sorella dopo 20 anni non è stata ancora riconosciuta vittima innocente di camorra. Cioè lo Stato, che dovrebbe tutelarci e difenderci, ci punta il dito contro dicendoci che noi non siamo totalmente estranei alla criminalità organizzata, semplicemente per fatti non legati a familiari che vivono nelle mura domestiche, familiari di terzo, di quarto grado. Io non posso vigilare su 4 gradi di parentela facendo sì che questi si comportino bene, perché se poi succede una tragedia del genere a me non vengono riconosciuti i diritti che mi spettano in quanto mi sia comportato bene. Mio padre c'è morto non perché sia morta mia sorella, e è arrivato a morire per difendersi dallo Stato, che non ha voluto riconoscergli lo status di brava persona, di una persona onesta. Mia sorella è una vittima innocente di camorra perché si è opposta alla camorra, e non una vittima innocente perché è morta per caso. Cioè noi ci troviamo a vivere una condizione dove mia sorella viene utilizzata come stendardo nelle manifestazioni, come Giancarlo Siani ed altri pochi, ma non riconosciuta. Mia sorella, le frequentazioni che ha avuto con un notturno le ha avute tra il 2000 e il 2001. Quando mia sorella è venuta a conoscenza del lavoro che svolgeva notturno, la loro relazione si è interrotta. L'unica colpa di mia sorella era quella di conoscere il volto di notturno, e loro volevano le foto di notturno di mia sorella. E tu, polizia, mi vieni ancora a dire perché il compagno Pietro Esposito, quando si è pentito, ha detto che mia sorella doveva essere solo interrogata e al massimo picchiata. Quando è stata poi uccisa, Pietro Esposito, siccome era stato l'ultimo ufficialmente a vederla, è andato a chiedere spiegazioni del perché fosse successo quello. Lei è stata uccisa perché si è permessa di sfidarci. Pietro Esposito ha chiesto perché. No, perché noi quando gli abbiamo chiesto le foto, lei ha detto: io le foto non ce l'ho. Ma pure se le avessi avuti non le avrei date, ma non perché non le voglio dare a voi, perché io mi sentirei più donna se avessi il coraggio di sparargli in testa e non di dare le foto a qualcuno per far ammazzare un altro. Ma siccome non sono né come te e né come lui, a me mi dovete solo uccidere, perché io le foto non ve le darò. Io credo che siamo stati trattati in questo modo perché i miei genitori, per paura che succedesse qualcosa a me, hanno accettato il risarcimento. Il risarcimento è previsto all'interno di una fase processuale. Penalmente non c'è stato potuto dire niente. Ma i fini morali, ritirando la costituzione di parte civile, abbiamo tolto un'arma a chi voleva pulirsi la faccia e voleva camminare su una passerella per farsi bello, e non l'ha potuto fare più. Dopo tanti anni ti posso dire che quello che resta è la consapevolezza che la morte di mia sorella ha dato modo allo Stato di battere i pugni sul tavolo e ha scosso le coscienze delle persone, perché dopo la morte di mia sorella sono nati centri di aggregazione, associazioni di volontariato che hanno rivalutato il territorio. Lo Stato non vuole che noi stiamo dalla sua parte, perché ci addita e ci giudica e ci mette in condizioni di doverci difendere, mentre i criminali che si comportano male gli vengono riconosciuti benefici e il diritto del reintegro sociale. E poi se diventano pentiti non vanno manco più in carcere, ma lo Stato li mantiene pure. Allora, siccome io vedo tutte queste anomalie, tutte cose che secondo la mia logica da persona comune ed onesta sono surreali, io non posso essere contento.